Amicissimi, è partito, sì. Andiamo a consegnare la pozione a Ginny Weasley. Anche se non sta al campo di 15, però va bene. Andiamo. Ciao Ginny, ti ho preparato la pozione restringente. Grazie Harry, sei un amico. Guarda, non ti dico cosa ho dovuto fare mentre tornavo qui, ma finalmente ci sono. Allora, andiamo a Hogsmeade? Oh, Harry, mi dispiace, ma sono già d'accordo con Dean. Continuavo a lamentarsi perché non potevo andare, visto che ora posso. Già, Dean, certo. Dovresti proprio andare con lui. Io andrò con Hermione. A più tardi, Harry. Sì, a più tardi. Cos'era quella pozione che hai dato a Ginny? Non è che l'hai preparata usando ancora quel libro, vero? Non sai neppure chi sia questo principe mezzo sangue. Andiamo a Hogsmeade. Però io mi sono sempre chiesto se quella parte di audio dove, cioè nel momento in cui il cuoricino di Harry si spezza, mi sono sempre chiesto se quella parte di audio fosse veramente compresa nel gioco o no. A quanto pare sì. Malfoy sapeva della collana. Era in vetrina da magie sinister. Ma Katie l'ha presa nel bagno delle ragazze? Come ha fatto Draco a metterla lì dentro? C'è entrato. Buona fortuna, Ron. Lo so che farai un figurone. Dopo la partita di oggi mi ritiro. Lascio il posto a McLaggen. Bene. Succo. Hai un'aria terribile, Ron. Per questo hai messo qualcosa nella sua coppa? Non so di cosa parli. Avanti, Harry. Abbiamo una partita da vincere. Potresti essere espulso per questo. No. No, Ron, sono un sacco, via. Guarda quanti. Guarda quanto pochi adesso. Bastardo. Ok. Allora, la torre dell'orologio. Allora, se mi baso sull'ordine della fenice so come arrivarci. Voi direte, il castello è lo stesso? Sì, più o meno. Va bene lo stesso, dai, l'ho trovata. Ma me li hai lanciati lì, ma sei una merda. No, a parte che ne ho visto uno. Perdonatemi, corriamo pure, ma lo prendo. Io non so chi. Non so chi ha deciso che questa corsa andasse bene. Che questa corsa andasse bene. Non lo so proprio. Non lo so dire. Grazie alle tue capacità. Non è che potresti prepararmi una pozione voce? Sì, va bene. Te la preparerò al club di pozioni. C'erano le missioni secondarie. Io vi giuro che questa cosa l'avevo completamente rimossa. Ma completamente. Ma guarda un po'. Pottino è il re dei furboni. Oggi perderete di sicuro. Serpe verde è troppo forte. Ci penso io. Sento di potercela fare. Ora tocca a te, Potter. Vedremo come farai a giocare a Quidditch dopo che avrò lanciato Stupeficium. Sto ripetendo, non ce la voglio lavorare. Proprio. Grande. Ho aperto tasto. Grande mossa mia. Sono proprio una fottuta divinità. Non so in questo gioco. Questo è il mio mouse che prendeva.
Insensatamente. Ma perché Harry fai questo qui? Va bene. Andiamo. La puttana. Bella. No, dai. Dammene 85. Sono 4. Davvero, io non riesco a capire quando è il momento giusto. Proprio non ce la faccio. Madonna. Ok. Ron. Ah, Ron, tu assisterai a una scena. A una bella scena. Assisterai a una grande scena, Ron. Proprio meravigliosa. Graziosa. Ok, è andata meglio di quanto pensassi. Quindi. No, il collo non schiocca. Questo è un no buono. 33. Come gli anni del buon Gesù. Ok. Cacca bomba. Lo so. Grazie. Sto per dire grazioso di nuovo. Non so perché ce l'ho con la parola grazioso. No, merda. Non so perché me ne dà sempre così pochi, però. Ma io nell'acqua non ci posso passare. No, questo lo posso fare. Bene. Bene, bene. Non ricordo quando spuntava il questo quadro. Adesso. Giocatori di Quidditch, rumorosi, turbolenti. Oh, scusa, chiederò alla squadra di abbassare la voce quando ti passa davanti. Tu sei uno di loro, è un capitano anche. Puoi usare la mia scorciatoia. Tutti i capitani lo fanno. Le punte dei capelli. La mia parola d'ordine è coleotteri bolliti. Grazie. Ok. La musica è epica, completamente a caso, però non ha ragione di essere così. Andiamo. Andiamo a battere Serpe Verde. Chi gli è preso? Si sente fortunato, ecco. Bene, è l'ora del riscaldamento. Ho preparato alcuni esercizi. Mi gatto spesso qui durante il pipotte perché tutti sulle scope. Prepariamoci a volare. Ieri ho dato, no, 2 giorni fa. Non lo so, 2 giorni fa o ieri. No, ieri ho dato una botta alla finestra che mi ha. Con la testa, quella la finestra lì, perché ero così caldo, poi mi sono scorto che ho dato una botta e mi sono tagliato qui. Quindi c'è la crosta e quindi mi chiude e quindi. E niente, è finito. Vabbè. Allora, molto semplice. Parliamone, perché che culo. Veramente che culo. Ok. Dai. Il problema delle cose di Quidditch
E che sono letteralmente tutto uguali, cioè che sia l'addestramento, che sia la partita, in termini pratici non cambia veramente un cazzo di nulla. Cioè, voi mi volete fare questo, perfetto. Io devo fare letteralmente solo questo. Cioè, letteralmente solo questo. Non devo fare nient'altro. Sì, ci sono tizi a cui dare le spallate, ma finisce lì. Ogni tanto Evi ha l'autismo e si blocca e io perdo. Io ascolto che Pizarro Valde in questa sezione fa qualcosa. Pensavo non si è vista nulla, invece a quanto pare ha una funzione. Ok. Dai. Problema è che c'è ogni tanto. Quindi dai, quelli. Fanculo. Grazie. La nostra prima partita di quindici. Con il pubblico tipo verso 2004. C'è più atmosfera durante le partite. Le mie ludiche sono buone. C'è molta più atmosfera, sentite il pubblico, la musica, che vuole fare l'allenamento. Ok. Aia. Io mi chiedo una cosa. Sto giocando con un controller, con che cazzo si gioca? Perché vedete qui dice un minuto per le tablette. Comunque, con che cazzo si gioca con controller? Perché io veramente, cioè qui dice i movimenti ancora. Incantesimi, i duelli saranno i vari tasti, va bene. Ma tipo pozione. Quanto è fucking scomodo. Non perde. Non sono veramente sempre tasti. Cioè, questo gioco secondo me funziona su Wii e PC. Non lo so. Che la mia curiosità non mi ha mai fatto dire ma sì, proviamolo in un controllo. Perché se no questa cosa non me la gioco da me. Sì, me la gioco così, affanculo. Ma poi credo che arriverà il giorno, però. Oddio. Credo di averne piaciuto. Sta allagata improvvisa. Ok. E abbiamo il modo di avvicinarsi tantissimo al vicino. Ecco, tipo questi. Sono pressoché invisibili, cazzo. Cioè, ho avuto veramente culo. Evi, lo dovresti prendere per vincere.
maestro della scopa. La Felix Felicis non si può usare nelle competizioni ufficiali. Ah, forse invece avrei dovuto lanciare l'incantesimo Confundus su McLagan alle selezioni. Non preoccuparti, terrò la bocca chiusa. Ah, e comunque Ron ha solo creduto di averla bevuta. Alla fine ce l'ha fatta da solo. Beh, non avrà bisogno di me per andare alla festa di Natale di Lumacorno. Tu invece cerca di decidere con chi andrai. Come ti sei sentito quando hai visto Dean insieme a Ginny? Ho visto come la guardi, Harry. Hermione, sono certo che Ron. Oh, non pensare a Ron. Lui la fortuna sa trovarsela da solo. Non so farci niente se Hermione è di cattivo umore. Fra me e Lavanda c'è una specie di magia, di intesa. Non ci si può far niente. Allora, tu andrai alla festa di Lumacorno? Sì, ora devo andare. Devo vedermi con Luna alla rimessa per le barche. Luna? Potresti uscire con qualsiasi ragazza del castello e scegli Lunatica Lovegood? Sì. Ron, Ron! Divertiti. Povera Luna. È sempre stato uno dei miei personaggi preferiti. Ho sempre avuto una certa, sempre provato una certa simpatia nei suoi confronti. Non so se mamma mi farà tornare dopo Natale. I mangiamorti non possono fare niente qui. C'è silente. Non hai notato che in questi giorni non si vede mai? Allora. Andiamo da Luna. Le strade me le ricordo ancora, alla fine Nick credo lo utilizzeremo poco e ci sta, un po' più all'esplorazione. Ti prego, dai, dammi un altro stemma, fai il tirchio. Fai il tirchio, tu continui a fare il tirchio. Qui nelle scale ebrio è bello lento, eh. 36 stemmi. Cazzo, ne ho presi veramente un po'. Considerato che sono partito con l'idea del non prenderne quasi nessuno, comunque. Prenderne solo un paio, prenderne 36. Stavo cercando tipo un sasso da tirare, però niente. Ok. Ciao Luna, che bel vestito. Credi che dovrei indossare anche gli orecchini a rapanello? Non so se starebbero bene. No, no, stai benissimo così. Sono felice che tu sia qui. Il professor Lumacorno mi ha chiesto di lanciare questi fuochi d'artificio per dare inizio alla festa. Ma non so bene cosa dovrei fare. Dobbiamo solo lanciare incendio sulle micce. Incendio! Ma secondo me ho tenuto la stessa traccia audio dell'ovnia della Fenice. Ho questo presentimento. Ok. Luna mette allegria. Luna mette allegria. Eccolo là. Accendiamo. Peccato che i fuochi d'artificio non siano eterni. Questo vale per ogni cosa bella. Dura un attimo ed è meraviglioso. Ma poi deve finire. Come andare alla festa stasera? Niente, perché Luna Lovegood è un personaggio meraviglioso.
per queste massime, queste frasi meravigliose. Grazie per avermi ricordato, l'avrei completamente ignorato. Proprio completamente. Abbiamo toccato quasi tutto il castello. Fatto il misfatto! Gli Auror hanno riaperto questa zona del castello. Forza, andiamo alla festa di Lumacorno. Porta Luna alla festa di Lumacorno. In realtà è più un segui Luna. Però va bene. Luna, io mi fio di te. Portami intatto alla festa, ma dammi un attimo che devo ricostruire lo scudo. Ora sei pronto per andare alla festa? Sì. Incremento dei punteggi per... ok. Ok. Pensavo che mi facesse di nuovo spuntare il... la scritta premi shift per volare. Però a quanto pare ci ha rinunciato. Per volare, sì. Per correre. Ora sei pronto per andare alla festa? Andiamo, Luna. Vabbè, lo so, l'ho già fatto. Qui Lumos non serve, però va bene. Ok. Che cazzo? Ha avuto un ictus, l'abbiamo visto tutti. Heavy Ictus Potter. Ok. Mi chiedesse se fossi pronto per andare alla festa. Merda. Ma ho qualcosa da tirare? No, niente. Questa zona del castello l'ho visitata solo in sogno. Sono sonnambula, sai? Per questo indosso le scarpe a letto. No, ha senso. C'è chi dorme con le scarpe non è sonnambulo, almeno nella scelta di Luna c'è una logica. Così nel caso mi svegliassi e non cammino scalza. Scalta Luna. Ok. Ora sei pronto per andare alla festa? Luna. Ragazzo mio, vieni, vieni, ci sono tante persone che vorrei presentarti. Professor Lumacorno, qui non c'è nessuno. Ma certo che no, ottimo osservatore. Non siamo ancora pronti, nemmeno un po'. Per questo avrei bisogno di un po' di aiuto. Sono certo che tu e la signorina... Lovegood? Mi aiuterete a sistemare tutto. Volevo preparare un po' di punch per i miei ospiti, ma non ne ho avuto il tempo. Potresti pensarci tu, per favore? Oh cazzo, ecco cosa odiavo, girare. Anche perché non mi usciva quasi mai bene. Perdevo un botto di tempo. Anche se poi magari lo vedete corretto col puntatore. Io perdo veramente tanto tempo girando. Vai. È giusto, serve il vasto. Ok. Sciroppo di ciliegia. Io mi ricordo che una volta, quando ero piccolo, avevo dovuto rifare questa missione milioni di volte. Perché non mi bastava mai il tempo.
Ecco. Evitiamo di rifarla mille volte in video. Ok. Allora io ho gli incubi di dovermelo rifare di nuovo. Via, via. Il mio mouse sta... No. Questo. Merda. Vabbè, dove ce l'ho fatta, eh? Ora evitiamo di mandare tutto a portone. Non c'è il punteggio per questo, esatto. Un autentico nettore, un sorso di sole e felicità. Oh, sapevo che eri la persona giusta per questo incarico, ragazzo mio. Gli ospiti sono qui. Fermo, Potter. Devo solo riferirti un messaggio. Il professor Silente mi ha chiesto di portarti i suoi saluti. Al momento è in viaggio e non tornerà prima dell'inizio del trimestre. In viaggio? E dove? Toglimi di dosso quelle manacce, mago no! Signor Gazza, andiamo, andiamo! Che succede? Ok, ok, non dovrei essere qui, va bene? Lo scorterò io fuori. Pito mi ha palesemente visto. Che cosa ci facevi là? Non sono tenuto a dirle niente. Andiamo piano. Siamo alla missione di Assassin's Creed. Ma non una bella missione di Assassin's Creed. Non mi spinga in questo modo. Sto cercando di aiutarti. Voglio moneta, uno dei migliori doppiatori sulla faccia della terra. Quello mini scudo, vaffanculo. Merda, pensavo di averli persi. Forse ho stregato quella che ti bevi. E forse no. A lei cosa importa? Ho giurato di proteggerti. Ho stretto il voto infrangibile. Non ho bisogno di protezione. Sono stato scelto. Questo è il mio momento. Accidenti! Non credi che Piton stesse fingendo? No, ha persino detto di aver fatto un giuramento infrangibile. Il voto infrangibile? Già, cosa succede se infrangi il voto infrangibile? Muori. Semplice, semplice. Sono tutti a letto? Io non dormo molto in questi giorni, così mi lavo i capelli. Sciocco, eh? Buon Natale, Harry. E rispondere prima che vada tutto in fiamme. Harry! Harry! Ciao, Harry! Ok. Vai. Grazie per aver completamente ignorato i miei comandi. Fanculo. Non so dove lanciarsi cose. Sirius!
venuto a giocare. Oh sì. Madonna, che c'erano gli sconti. Ok. Allora, il trucco è non spammarlo troppo. Ok. Cazzo, ci vuole molto realismo. Guarda. Ma lei... fidati. Fanculo. Dai. Perché devi alzare. Vai. Gli sconti tremendamente facili, altri che sono io mi ricordo che da piccolo questo l'avevo fatto 80.000 volte, può essere, ma perché non anche bello rifatto, cioè era anche bello rifatto, però incurati, questo non mi va solo lo stesso incantesimo. Vai giù. Ok. Questa è la stella. Stai bene? Sì. Grazie, Harry. Sei stato fortunato, amico. Grazie per... Ginny, se non fosse per te avrei un lupo mannaro per sorella. Sì, non c'è di che. Papà è stato da Magia Sinister. Pare che Malfoy cercasse un armadio svanitore. Un armadio svanitore? E a cosa mai gli servirebbe? Non lo so, ma secondo papà era ancora nel negozio. Combinando qualcosa, solo che non so cosa. Ciao, Harry. Ron? Harry, credo che il professor Lumacorno abbia organizzato un'altra delle sue feste per prescelti. Il Luma Club? Forse Lumacorno nominerà te e McLagan re e regina Lumaca. E dopo, Harry? Hermione, per caso hai visto Malfoy fare qualcosa di sospetto? Oh, Harry, andiamo. Sei ancora preoccupato a causa di Draco? Ron mi ha detto che suo padre ha visto Malfoy esaminare un armadio svanitore, da Magia Sinister. Non potrebbe mai far entrare un armadio svanitore nel castello. Gli Auror perquisiscono tutti quelli che entrano. Controllano persino la posta via Gufo. Allora dimmi come fa a sparire dalla mappa del malandrino. Ha in mente qualcosa. Vediamo. Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Fatto il misfatto! È là, nel corridoio del settimo piano. Quindi non è sparito, vedi? A volte però scompare. Voglio scoprire cosa sta architettando. Vado al settimo piano. Che cosa sento? Ma questo è uno scoop! Le notizie invecchiano subito, ti conviene usare il mio passaggio. Devi solo dire bel colpo! Credi davvero di poter trovare qualcosa, Harry? Sì, proverò che sta tramando qualcosa. Nella prossima parte.